Miss Debora in Milano, a Ospedaletti, ai bagni Sirena, eccole! Ci siamo in quel momento brutto, come dicevo prima io, brutto nel senso che non vorrei essere nei panni dei giurati, perché adesso mi dovete dare il vostro voto definitivo. Io mi metto qua, vicino a voi, non curioso, tanto non mi serve. Dalla giuria sono le vostre mani, mi raccomando, il voto definitivo adesso, da 1 a 5 in cifre e in lettere. Se avete dei dubbi e ci sono degli errori, poi li correggiamo, non è un problema, basta che ci sia sempre la firma vicino, in caso di un errore. Questo vale per il presidente di giuria, che mi sono dimenticato di dire, che è la mia sponsor Miluna, signora quindi, e chiaramente il mio segretario è sempre lui ormai, Angelo Boselli del secondo e Simon Oro, che non vede l'ora che io faccia dei casini per mettermi sul giornale. Detto questo, allora cari Angelo, per favore, dimmi Patrizia, mi dica, se ha bisogno di qualche spiegazione gliela do io. Siamo a posto? Non fate così ritardo, devo venire da te? Un attimo, perché perdi tutto. Lorenzo, spegnimi un attimo qua. Delle signore che conosco da una vita, che qualche volta mi stupiscono, ti spiego, un concorso vuol dire che ci sono dei vincitrici. Adesso le ragazze te le chiamo una a una e tu a una mi dai il voto che preferisci per lei da 1 a 5, questo vale per tutte e 19. È chiaro che avrai una tua preferita o più preferita, quindi sta a te votare in base al tuo da 1 a 5 in cifre e in lettere. Tutte, anche me, alla fine vengo fuori anch'io, mi darei un voto da 1 a 10, voglio vedere cosa mi dai. E andiamo alla cara Stefania, primo, con la concorrente numero 1. Concorrente numero 1, Irene Bercorallo. Fermali, ferma, non avete parato di stare ferme fino a che non vi diciamo di andare via. La giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5 per la concorrente numero 1, in cifre e in lettere. Grazie. Concorrente numero 2, Luisa Masi. Anche per la concorrente numero 2, la giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5, in cifre e in lettere. Votate, grazie. Grazie Luisa. Concorrente numero 3, Alessandra Chirilli. Concorrente numero 3, ve l'ho perso il santo. Anche per la concorrente numero 3, voto definitivo da 1 a 5, incisione e in lettere. Votate grazie. Non puoi andare a me, guarda loro, io non voto. È presente San Tommaso? Grazie Alessandra. Concorrente numero 4. Bravo ragazze belle, fate un applauso per le vostre colleghe, andiamo! E anche per la concorrente numero 4, se magari viene più vicino alla giuria, grazie, non si vede, respiriamo per tanto. La giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5 in cifre e in lettere. Grazie Carola. Concorrente numero 5, Elisabetta Bicci. E siamo alla concorrente numero 5 e anche per lei la giuria deve darmi il voto definitivo da 1 a 5 in cifre e in lettere. Votate, grazie. Grazie Elisabetta. Concorrente numero 6, Francesca Franco.
e siamo alla concorrente numero 6 e anche per lei la giuria di vedere il voto definitivo da 1 a 5 in cifre e lettere. Votate, grazie. Siamo alla concorrente numero 7 e anche per lei la giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5 in cifre e in lettere. Votate, grazie. Grazie Camilla. Concorrente numero 8, Marzia Gasparetto. Erano più sorridenti prima. Anche per lei la giuria deve darmi il voto definitivo da 1 a 5 in cifre e in lettere. Votate, grazie. Grazie Marzia. Concorrente numero 9, Giulia del Tortello. Perché siete così nervosi adesso? Siamo alla concorrente numero 9, anche per lei la giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5 in cifre e in lettere. È sempre un gioco e deve rimanere un gioco. Grazie Giulia. Concorrente numero 10, Chiara Ciarro. E siamo alla concorrente numero 10 e anche per lei la giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5 in cifre e in lettere. Votate, grazie. Grazie Chiara. Concorrente numero 11, Chiara Cortiga. E siamo alla concorrente numero 11 e anche per lei la giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5 in cifre e in lettere. Votate, grazie. Grazie Chiara. E siamo alla concorrente numero 12 e anche per lei la giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5 in cifre e in lettere. Votate, grazie. Concorrente numero 13, Federica Alberti. E siamo alla concorrente numero 13 e anche per lei la giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5 in cifre e in cifre e lettere. Votate, grazie. Grazie Federica. Concorrente numero 14, Federica Massari. E siamo alla concorrente numero 14, anche per lei la giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5 in cifre e in lettere. Votate, grazie. Grazie Federica. Concorrente numero 15, Valentina Calevelli. E siamo alla concorrente numero 15 e anche per lei la giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5 in cifre e in lettere. Votate, grazie. Grazie Valentina. Concorrente numero 16, Greta Samanini. Siamo alla concorrente numero 16 e anche per lei la giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5 in cifre e in lettere. Votate, grazie. Concorrente numero 17, Roberta Pennisi. E siamo alla concorrente numero 17 e anche per lei la giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5 in cifre e in lettere. Votate, grazie. Grazie Roberta. Concorrente numero 18, Alessandra Ferrini. E siamo alla concorrente numero 18 e anche per lei la giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5 in cifre e in lettere. Votate, grazie. Grazie Alessandra. Concorrente numero 19, Greta Grossi. E siamo alla concorrente numero 19 e anche per lei la giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5 in cifre e in lettere. Votate, grazie. Grazie Greta. Io vorrei da parte del pubblico, anche quelli che sono lontani, che sono dentro, un applauso alle ragazze per cortesia. Giulia, tu che sei la prima a partire, adesso gentilmente dovete arrivare fino in fondo dentro, poi ritornate, andate su e aspettate su finché non viene qualcuno a dirvi qualcosa. Io vi ringrazio, grazie, andate a aspettare il verdetto finale, ci vediamo dopo. Se l'applauso fosse un po' più caloroso non sarebbe male, eh? Adesso io potrei chiedere a Stefania di fare uno striptease, di fare della lap dance, ma non mi sembra il caso. Noi adesso mettiamo una musica di Miss Italia di sottofondo per 5-10 minuti, intanto prego tutta la giuria di venire con me là in fondo, andiamo a fare i conteggi e poi torniamo e vi daremo il responso finale. Grazie di essere con noi.
Ci vediamo da poco, tranquilli, sereni, e ricordate alle vostre figliole che è sempre un gioco, mamme scatenate. Lento screen in radio per questo giro, grazie. Mario?